Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti, nuovo video, che riccio. Come state? Spero bene. Allora, questo nuovo video. Finalmente sono tornata con i capelli belli, non solo oltre ricci, ma perché vabbè, questo è il mio riccio naturale più o meno, ma se, non tanto perché me l'avevo più gonfi più tutto, ma vabbè. Insomma. Le ho un po' dovuto ristrutturare tutto quanto perché non stavano di nessuna maniera. E quindi niente. Ah, PS, vi faccio una piccola premessa: sono di fronte alla finestra. Ho provato a registrare con la Canon, ma non si vede niente. È troppo. Cioè, la Canon non mi registra come voglio io, quindi ho dovuto. Per forza registrare col telefono. Comunque spero che si veda bene, si senta tutto bene, perché io non riesco a registrare con la Canon, non so cosa abbia, devo farla vedere da uno di competenza, cioè uno che si intende di videocamere, e poi ne parleremo quando mi vedrete registrare con la videocamera Canon. È già passato un minuto e io volevo parlarvi che oggi finalmente sto riuscendo a registrarvi qualche altro video dove vi parlo di tante cose, ovvero tra poco arriverà il Marchese, come tutte noi donne, come il periodo di tutte noi donne. Aspetta un attimo che mi metto le cuffie, un secondo solo. Allora, non so dove ho messo le cuffie, un attimo, torno subito. Allora, e rieccomi. Dunque, questa volta si dovrebbe sentire bene e soprattutto vedere bene. Non lo so, ho provato a aumentare di più la luminosità del video perché così altrimenti non si vede bene. Allora, dunque, questo video lo edito da sì, KineMaster o da iMovie, vediamo un po' perché sto registrando con l'iPhone 7 e lo so che l'iPhone 7 non è il massimo, ma per me va bene lo stesso. Quindi questo sto registrando appunto con queste cuffie che spero si sentano bene, le provo a mettere meglio e nulla. Quindi cosa vi stavo dicendo? Non voglio divagare troppo perché poi vi annoiate. Appunto con la Canon non registro perché tanto lo so che non va bene per niente, però sono di fronte alla finestra, quindi la luce dovrebbe arrivarmi perfetta. Molto bene. Siete appoggiate, incastrate ad un cavalletto appena acquistato dai cinesi, ma va, sì. E il cavalletto ve lo faccio vedere, attendete un attimo che chiudo e poi ci rivediamo dopo. Farò questo video a pezzetti, perdonatemi, ma almeno man mano che raggruppo il video ve lo edito. Allora, eccomi qua. Dunque, scusate l'attesa. Allora, Max Excel o qualcosa del genere, non lo so cosa sia questo, comunque sì, no, non è che non lo so, non so che marca sia perché non l'ho mai sentita ed è questa qua dei cinesi, vedete, ve la costa un po' di più. Allora, speriamo che si veda un po'. Si vede qualcosa? Aspettate un attimo. Sì, si vede. Allora, bene, si vede. Benissimo, questo è un cavalletto come appunto vi dicevo, preso dai cinesi, costato. Ah, il prezzo qua non lo vedevo più. Questo è il prezzo da 10 euro. No, non si vedrà mai, ve lo faccio vedere. 10 euro l'ho pagato. Non è male per niente. Allora, c'è questo coso che l'ho testato, ma nada de nada. Non funziona, non so perché, tranne che il morso per attaccare il cavalletto. Questo coso qua sarebbe, vedete, sì, questo. Ma questo qua che serve il telecomandino, anche se l'ho estratto, cioè l'ho tolto dal morso del, cioè dal morso, che sto dicendo? Insomma, dal cavalletto non funziona, cioè non pigia neanche il, come dire, il telecomando, anche se io lo provo a estrarre per farlo pigiare il bottone, schiacciare il bottone, non funziona, quindi non è che l'ho fatto, no, questo che non va bene, però credo in qualcosa di più, mi aspettavo qualcosa di più, vabbè, pazienza, non importa,
Non vuole essere una recensione di video che dice, no, di video chiacchiere, no. Vuole essere una recensione di solo di questo, anzi no, recensione di questo, recensione di che? Di nulla, perché solo per dirvi che ho acquistato questo, no, non c'entra niente. Perché sono un po' con voi, semplicemente per quello. Poi cosa ho fatto ragazzi oggi? Nulla di che. Volevo fare un videoblog, ma non me ne è passata la voglia, quindi non ne avevo voglia, non l'ho fatto, quindi vabbè, pazienza, perché il videoblog l'ho fatto un po' a sé, nel senso, per fare il videoblog devo alzarmi o dal mattino o dal pomeriggio per poterli fare, avere già un'idea chiara di ciò che si vuole fare, perché se no così, come dite voi, non ha proprio senso. Cioè, e quindi ho detto perché non faccio un video chiacchiericcio, chiacchiere, aiuto, come quelli che faccio sempre io di solito, e va bene, ed eccomi qua, già, a registrare un video per voi. Sì, oggi mi vedete con tutta la mia chioma leonessa, perché voi avete, ma come hai questi bei capelli così? Perché c'ho il mio amato cerchietto preso in farmacia a 10 euro che mi hanno fatto, no, era 11, mi hanno fatto 10 euro in farmacia. Secondo me volevo pagarlo 11 euro esattamente, invece me l'hanno fatto a. No, aspetta, sto invertendo la cosa. Comunque, ci siamo capiti. Me l'hanno fatto a 10 per non farmelo a 11, vabbè, non importa. È un po' una cosa complicata la mia, perché la matematica per me non è il mio forte, ma sorvoliamo che è meglio. Che dirvi? Comunque, partendo da questo qua è un selfie, è un treppiedi selfie, appunto, come quello che ho visto in tanti video su YouTube. C'è anche scritto selfie, treppiedi selfie, molto buono. Anche se ha una piccola pecca che vi ho raccontato, praticamente il bastone, quando voi andate a. Cioè, sarebbe questo qua, vedete? Questo piccolino qua, che si vede anche dalla foto, che quando lo estraete da qui, nada, non si. Voi adesso mi chiederete sotto i commenti: mai provato a schiacciare questo bottone? Sì, non funziona per niente. Non ha nessuna modalità di funzione. Quindi, vabbè, pazienza, che vi devo dire. Non funziona per niente. Anche se io schiaccio shower buttons o buttons, come cacchio si dice, non lo so. Questo bottone qua. Niente, non parte. Quindi, vabbè, fa niente. Almeno il treppiedi mi serve solo per registrare. Fare, che ne so, la visuale di dove vado, dove non vado, ma almeno posso farvi vedere i posti dove vado senza troppe complicazioni. Poi c'ho anche il morso che mi tiene ferma la telecamera, anche se io non sono brava a filmare il videoblog, ma in un certo senso ci voglio provare, anche se non sono tanto brava, però vabbè. E nulla, sti capelli mi piacciono in modo tantissimo. Scusate se parlo tra un discorso e l'altro di vago, ma questa è la mia natura e non so come fare, quindi vabbè. Qualche volta prenderò una to-do list e mi scrivo quello che voglio dire, ma così non mi sento tanta spontanea, perché tanto ora lo so che tutti lo fate, che vi scrivete, non vi scrivete niente nel taccuino con la penna, che fate tutto a ruota libera, come viene bene, ma almeno sapete davvero cosa dovete dire, non come io che parlo a raffica, senza a volte manco sapere veramente cosa voglio dire. Io non lo so, ma mi blocco perché ho paura di dire troppo, ecco così. Una volta dicevo troppo, adesso dico non troppo e neanche troppo poco. Cioè, non so se mi sono spiegata. Ho paura di aprirmi di più a voi per poi fare una schifo di video, ma che poi so che verrà apprezzato. Ma se non dirò troppe cose su di me, tanto vabbè, non lo so. Forse voi mi accetterete, forse non mi accetterete, non lo so. Però io mi vedo un po' troppo biancastra, perché aspettate,
No, così non ci siamo. Ok, aspettate che vi metto un po' di più così. No, ok. No, così no. Aspettate un secondo che vi pongo di qua. No, così non ci siamo. Però così mi vedete con la testa tutta. Proviamo a. Ok, sì. Mi vedete sempre con la testa tutta. No, no, no. Allora, come posso fare di qua? Ok, no, così è peggio. Sì, forse così è meglio. No, perché controllavo come poteva essere queste inquadrature mie che non sono tanto professionali. Come voglio far credere io, vabbè. Quindi, ragazze, ragazzi miei, oggi appunto non sono uscita tutto il giorno. Me ne sono stata a fare video su YouTube che poi non l'ho manco caricati e l'ho cancellati perché non mi sono piaciuti. Sì, adesso l'ho fatto, cioè, voi mi direte, adesso ci pensi a farli. Sì, perché è l'unico momento in cui penso, anche se non riesco a dirlo o volerlo dire, come fare questi cavoli di video, perché li vorrei fare sui cavolacci miei, ma non riesco perché. Un po' perché, come si può dire? No, non sono confusa, ragazzi, se è questo che mi state chiedendo. Un po' perché non voglio che vengo fraintesa, eh? Anche questo c'è il sospetto, che non voglio essere fraintesa. Poi dite, ma scusa, perché qualcheduno venuto su questa terra, ovvero Gesù, non era frainteso quasi sempre, ogni volta. Non posso fare cose di religione, perché poi, qua, lasciamo perdere cosa. Questo video lo dovrò cancellare come al solito di nuovo, ma va bene lo stesso. No, stavolta non lo cancello, ma può fare di meno solo cancellate, pazienza. YouTube, ti prego, YouTube, non mi fare questo. Vuoi dire che c'entra con quello che stai parlando tu, inerente a YouTube e ai tuoi video? Lo so, non c'entra una mazza, però ve lo devo spiegare. Anche Dio si sentiva un po', come si può dire, giudicato. Ma chi è che non si sente giudicato al giorno d'oggi? Se uno fa una cosa o l'altra la fa, è giudicato lo stesso. Se non la fa o non la fa, se la fa è giudicato. Se non la fa, è giudicato lo stesso. Quindi vedete voi se certe cose le posso dire o meno, sì o no. Vedete? Per questo che vi dico sempre, non riesco a aprirmi di più. Come fanno tutte le altre che sono diventate a livello quasi conosciuto su YouTube. Non dico che hanno fatto chissà quanti, quanta fama hanno, però non nel senso che voglio dire, no, non hanno tutta questa fama perché hanno detto cavolacci suoi, ma anche perché hanno fatto altri tipi di video molto diversi dai miei, molto più epici dei miei, perché sono epici, video molto epici, tipo, che ne so, gli scherzi telefonici. Che ne so, video, vabbè, a parte gli ASMR che li faccio anche io di tanto in tanto, o che ne so, i video inerente a come fare la pasta col, che ne so, la matriciana, come fare la pasta con all'arrabbiata, come fare questo o quell'altro, tipo come far arrabbiare la mamma, un esempio stupido che vi sto dicendo, come far arrabbiare il fratello o il fidanzato, tanto per dire a voi, o tipo che ne so, come giudicare, quello l'ho già detto, ma vabbè, anche altro esempio stupido, per dire a voi quanti video si fanno al giorno, quanti 3 miliardi di video fanno certi youtuber. No, ora non è che seguo tutti gli youtuber, ma quelli che seguo mi fanno capire che. E così, e niente, un attimo solo, che vi dico un'altra cosa e torno subito. Tipo, come fare gli gnocchi al sugo? Eccomi qua, ne ho trovato un'altra. Tipo, seguivo anni fa certi youtuber che facevano altri video divertenti, vabbè, voi a volte li chiamate video epici, no? Video epici vengono fatti per o bestemmiare, perché qua si usa bestemmiare, se non lo sapete, non mi dite che non è vero, perché così io non farò mai sta roba perché non mi interessa, non voglio. O si usa a fare dissing, perché anche il dissing qua su YouTube va di moda. Ma
mi dite che non è vero. Magari dissing tra un poco, non lo so cosa succederà se si continua a fare queste robe. Però non ditemi che non è vero che non fate queste robe, perché è vero. Poi c'è chi fa video motivazionali come li voglio fare anche io, ma non riesco mai a farli come piacciono a me. Poi mai usciranno come voglio io, ma poco importa, pazienza. Prima o poi li farò anche i video motivazionali se riesco, non è detto. Poi, tanto posso tirare, raga, PS, questo video non lo taglierò, perché sennò veramente non so se potete mai capire come parlo io, ma come parlo io non parlo a nessuno, nel senso che non si capisce una mazza, ma ci provo in un certo senso a farvi compagnia come dico io. Poi, altri video epici che fate gli altri youtuber famosi, tipo che ne so, videogames, oltre alle video polizie che conosco di altre ragazze che mi piacciono tanto a me. A proposito, ci tengo a salutare tutti quelli che fanno video motivazionali e non solo, anche quelli della cucina. Che è molto buono. La cucina io adoro mangiare, non so se si capisce, e tra l'altro si vede dalle mie spalle. Non sono così grassa perché non lo sono. Ora potete farmi tutto il body shaming che volete, ma non sono né tanto grassa, ma neanche tanto magra. Poi parlate per voi perché manco mi conoscete da questa telecamera. Già. Poi, cos'altro dirvi? Sì, mi piace mangiare, perché no? Lo ammetto, non me ne vergogno, anzi sono orgogliosa che mi piace mangiare. Non mangio quanto un bufalo perché non mi interessa, però mangio il giusto che devo mangiare. Anzi, non mangio neanche tutta la porzione che mi mettono nel piatto, perché tante volte ne lascio per metà. Voi direte, allora cosa si sprecona? No, semmai ci ritorno a cena, se lo mangio a pranzo tutto con la porzione che mi ho messo, perché non ce la faccio, la mangio a cena con dell'altro cibo che cucinerò io a mia nonna. Semplice la cosa, non si butta via nulla. Non so se in casa vostra si fa così, ma in casa mia è questo che si fa. Oltre a cucinare per il pranzo e per la cena, quello che si cucina a pranzo e a cena non si butta via nulla, perché è sbagliato. Almeno io la penso così. Poi chi vuole buttare la cena al pranzo, quando non ha più fame, eccetera, la può fare. Però io sconsiglio di buttarci via tutto. Anzi, perché non fate un riciclo di ciò che mangiate, che non vi va più? Nel senso, ora non mi offendete, cercate di siete clementi, ok? Premessa, non voglio offendere nessuno. Tipo, quando vi lasciate le robe nel piatto, o non vi piace, non vi è piaciuto, o cose varie, fate come mia nonna, come altre nonne del mondo che vedo su YouTube e anche su TikTok addirittura. Prendete e riciclate tipo la bistecca o la fettina, quella che è troppo dura da masticare, eccetera. Lo so che è brutto da dire, ma è la verità. A me è capitato tante volte è un piccolo consiglio che vi do, di pestarla su un porta, come si chiama, quella, insomma, dove taglia la cipolla, il tagliere, ecco, mi veniva in mente. Sul tagliere fate ta 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 ta, che vuol dire, non ho adesso in mente un'immagine, però ve lo dico io a voce e vi faccio anche i gesti. Con un pestalardo, ecco, non mi rivolgo il termine, e sul tagliere fate sulla fettina, ta 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 ta, perché non diventa bella molle. A un certo punto, dipende da quello che volete riciclare, la riciclate o se fate un bel minestrone, un bello spezzatino che vi esce una bella goduria, parola di Melania, e esce veramente molto buono. La spezzettate a pezzettini piccolini e esce veramente buono. Vegetariani, non guardate questo video se non volete, perché non so se va bene per voi, ma non credo proprio. Non mi linciate, grazie. Detto questo, comunque, sì, davvero, ragazze, se qualsiasi cosa voi non vi è piaciuta, riciclatela in altro modo. Tipo il palato non vi è piaciuto, fatelo in un altro modo.
Qualsiasi cosa non mi piace, riciclate in tanto altro modo. L'insalata non vi è piaciuta, fatela in altro modo e così via. Scusate se guardate là, ma non vorrete che mi venissero insetti e cose strane a rompere le a me nella mia finestra. Ma tanto io tra poco chiudo appena faccio questo video e niente. Quindi, sì, riciclate, 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 perché fa bene al vostro stomaco, ma non solo. Oltre a fare un altro piccolo consiglio che io non faccio mai, ma sicuramente per voi farà, vi dicevo, un altro consiglio sarebbe di muovermi di più. Non che io non lo faccia, ogni tanto quasi io lo faccio, muovermi dal divano, da qualsiasi posto io sia seduta, che sia divano o poltrona, quello che è, o sedia della cucina. Fate ginnastica, movimento, passeggiate, tutto quello che volete, palestra. Vabbè, la palestra ci vuole un personal trainer, quello che volete, ma chi è bravo, chi ha tempo, eccetera, vi consiglio di andare in palestra o addirittura muovervi facendo le faccende di casa, non solo come faccio sempre io, ma anche perché così date il modo di bruciare più calorie a seconda di quanto avete mangiato. Non ve lo dico perché non sono un'esperta, ragazze. Piccola premessa, non sono un'esperta, ma però ve lo dico perché mi piace a me dare questi consigli, che anche se io non metto sempre in pratica, ma quando metto in pratica mi sento bene con me stessa, perché un po' di pancia, non dico una buona parte se n'è andata via, ma però mi sento un po' che mi fa male qua sotto il costato, cioè nella maniglia dell'amore, oppure vedete questa parte qua, sì, questa parte fa molto male tra l'addominale e il costato, fa un po' male, perché male fa, vedete perché? Perché sento che lo stomaco e l'addominale, gli addominali lavorano, quando fanno più camminate, più movimento, gli addominali sentono un po' di dolorino, ma è perché una si deve abituare. Come me, tipo, io mi dovrei abituare, ma man mano che nel tempo farò questa cosa, o anche voi farete sta roba, sentirete più beneficio e la pancia, non dico scompare di colpo, però avrà il suo ricompenso. Non so come spiegarmi, però penso di essermi espressa bene. Sì, ci sono mille esercizi da fare quando si è in casa per fare la pulizia domestica, cioè le vostre faccende domestiche, tipo quando mettete la maschera, che ne so, passate l'aspirapolvere in modo però corretto, idoneo per il vostro corpo, non fate che vi incurvate, no, mai passare l'aspirapolvere con la schiena dritta, altrimenti ne risente schiena e collo. Io non sono una professionista, già ve lo dico, vi sto solo consigliando ciò che ho letto su internet e che ho sentito anche in TV, perché più uno assume una postura dritta, meglio è. Non lo dico perché io me ne intendo, no, assolutamente non è così. E niente, ragazze mie. Dunque, cos'altro voglio consigliarvi? Niente, tutto lì. Era solo per parlare un po' con voi, ma anche per dirvi che in tutto questo tempo era ora di fare video. Non dico che video che abbia senso o meno, però tanto di trastullare, di fare discorsi l'uno diverso dall'altro, ma che abbiano qualcosa che vi può, non dico aiutare, ma almeno, che ne so, sentirvi meglio, non solo con me, ma anche con voi stessi. Non so se mi sono stata chiara, ma almeno di compagnia, più che altro, via, da, di compagnia, ok? Niente, ragazze, questo era tutto. Un bacio e attendete un attimo che vi devo dire un'altra cosa. Se questo video vi è piaciuto, perché non mettere un bel like di supporto e ciao, a presto, ciao. Sono come, allora, su YouTube ho cambiato nome, già non ve l'ho detto, sono Meli Makeup, credo Meli Makeup 88, vabbè, insomma metto il link nell'info box se mi ricordo. Che dirvi, fate bene a stare a fare le vacanze, perché finché potete godetevi le vostre vacanze, e perché no, statemi bene,
Fate quello che vi sta fa star bene. Fate quello che vi fa star bene. Come dice Gattaluna, kimono blu. Ovvero Paola. Ciao. Ciao a tutte. Ciao.